A te, i nostri telespettatori, orrore a due passi da San Pietro, con la polacca violentata e ferita all'interno di uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, il servizio di Virginia Polizzi. Tutto è avvenuto 3 notti fa in via delle Fornaci, nella corte interna di un palazzo dove abitualmente si rifugiano i disperati quando inizia a fare buio. Una storia di violenza nel degrado di uno stabile abbandonato, eppure in pieno centro, a Roma, dietro la Basilica di San Pietro. Lui è un 47enne romeno con precedenti, senza tetto. Anche lei è una clochard, polacca di 50 anni. Lui si avvicina e comincia a molestarla pesantemente, lei prova a resistere. Lui la colpisce con un tubo metallico, poi tira fuori il coltello e la ferisce. A questo punto abusa di lei. La vittima, medicata all'ospedale Santo Spirito, se la caverà in 15 giorni. È stata proprio la sua denuncia a mettere i carabinieri sulle tracce dell'aguzzino. Una descrizione minuziosa. I militari lo hanno rintracciato alla stazione di San Pietro. Portato in caserma, il 47enne è stato riconosciuto dalla vittima. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche il tubo metallico e il coltello usati per l'aggressione. Ora l'uomo si trova nel carcere di Regina Coeli, accusato di violenza sessuale e lesioni personali. Arrestato dai carabinieri, un bengalese che lo scorso 1° maggio ha cercato di abusare di una turista nei pressi di Castro Pretorio a metterlo in fuga la reazione della giovane. Una rapina finita male, catturati gli assassini dell'anziana di Montesacro, aggredita ed uccisa perché stava chiedendo aiuto. Una banda di 5 residenti nei campi attorno alla capitale a risolvere in fretta il caso le ammissioni di uno dei rapinatori che si è consegnato in caserma confessando l'omicidio e coinvolgendo i 2 complici, 2 dei quali in procinto di fuggire in Francia. Non volevamo uccidere, l'abbiamo colpita perché chiedeva aiuto stamane a mezzogiorno i funerali della signora. Potrebbe finire sotto inchiesta nelle limousine del Papa, che ha riacceso la luce nel palazzo occupato. La società Areti ha annunciato un esposto per violazione di sigilli e furto di energia, per il momento a carico di ignoti. Ma il cardinale non si tira indietro ed ammette quel che ha fatto nel corso di un'assemblea in serata allo Spin Time. I 450 occupanti si dicono pronti ad autodenunciarsi uno per uno e ringraziano Papa Francesco e il suo elemosiniere per aver riportato la luce nel palazzo. Tra i 450 molti sono italiani, un centinaio di bambini, un palazzo del cuore di Bergoglio che periodicamente inviava ambulanze e medici viveri. Nel corso dell'assemblea è avanzata la richiesta di avviare un percorso di regolarizzazione a Papa Francesco e al suo elemosiniere la consegna delle prime 2 tessere onorarie dell'associazione Spin Time. Un'ovazione per Mimmo Lucano in cattedra alla Sapienza per un seminario alla facoltà di lettere. Ascoltarlo un migliaio di persone che poi hanno partecipato alla sua lezione sul modello di accoglienza di Riace e della sua situazione giudiziaria. Se oggi avrò convinto anche una sola persona a scegliere l'umanità, avrò vinto, ha concluso la sua lezione. Sono stati fermati lontano dall'Ateneo i 30 militanti di Forza Nuova che avevano annunciato di voler bloccare l'anti-italiano Lucano. Momenti di tensione davanti alla Biblioteca Nazionale, dove un ragazzo è stato schiaffeggiato da un esponente dell'ultradestra. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato la degenerazione dell'episodio. Con una rapida azione, la spinta giù dal parapetto del Lungotevere a pochi passi da Ponte Sisto, poi è sceso sulla banchina per assicurarsi che Imen, l'atleta tunisina, fosse morta. E solo dopo aver avuto la certezza che la ragazza fosse deceduta, è risalito dal fiume per dileguarsi nella città. Una freddezza da killer consumato a rivelarlo le immagini della telecamera, un ulteriore elemento a disposizione degli inquirenti. Le scarpe, le stesse dell'assassino, oggi in interrogatorio davanti al giudice che dovrà confermare l'arresto per omicidio premeditato. Ancora un bus di ATAC in fiamme al Portuense, il fuoco è divampato dal vano posteriore obbligando il conducente a provvedere ad una rapida evacuazione del mezzo, un principio di incendio senza alcuna conseguenza per i passeggeri, a parte la paura. Si tratta del 9° caso di bus andato a fuoco dall'inizio dell'anno. Venerdì sarà sciopero per 4 ore a partire dalle 8:30. 6 auto enjoy date alle fiamme in pochi giorni all'ennesimo incendio di una vettura della car sharing. La procura ha deciso di accorpare i fascicoli e valutare se sia fondata la matrice terroristica. Secondo i carabinieri del Rosso, intanto, infatti, è possibile che la mano che dà fuoco alle vetture di Eni sia una mano anarchica. Rallenta nel 2018 l'export dei distretti tecnologici del Lazio, un calo del 2,4% rispetto al più 16,8% fatto registrare l'anno prima, una frenata che comunque non incide sul primato nazionale detenuto dalla regione, pari al 31% del valore nazionale, uno stallo dovuto soprattutto all'andamento di un'eccellenza laziale, il polo farmaceutico in forte calo.
Bene, secondo il monitor di Banca Intesa, l'andamento dell'aerospazio e soprattutto nel distretto ortofrutticolo dell'Agro Pontino, che cresce a doppia cifra. Il Giro d'Italia di ciclismo lascia la Toscana e si trasferisce nel Lazio per la quarta tappa, in programma oggi 235 km che collegano Orbetello in provincia di Grosseto a Frascati alle porte di Roma. Gran finale per la gara, l'ultimo chilometro sarà interamente in salita e con una pendenza fino al 4% sul rettilineo lungo 250 metri. L'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30 in via Vittorio Veneto a Frascati, che è già stata sede di partenza e di arrivo di una tappa nel 1955, 64 anni fa. Ed è tutto, Roberta, a te. Ancora notizie, la nostra rassegna stampa. Torniamo a parlare del caso del cardinale che sul Messaggero, così titola il quotidiano romano, il cardinale è sotto inchiesta. Una possibilità che danno gli altri giornali, un tecnico lo ha aiutato. Roma in procura ha risposto attraverso i sigilli rotti, per ridare energie servono competenze specifiche. Salvini dice, paghi il Vaticano, la proprietà privata sacra, non sostenere gli irregolari e loro ci autodenunciano.